In questo video illustrerò una serie di esercizi di rinforzo per le spalle, effettuati usando solo il corpo libero e un elastico. È una routine che ritengo piuttosto efficace ed è una routine che ho fatto più o meno in ordine di difficoltà, dall'esercizio più facile, diciamo, all'esercizio più difficile. Naturalmente la routine è un esempio, nulla vieta di fare una o due serie in più rispetto a quanto fatto negli esercizi. Però come base di impostazione sicuramente è un'ottima modalità di allenamento, ed è una modalità di allenamento sicura perché sono tutti esercizi in cui è facile decidere come renderli più facili e come renderli più difficili, come mettere più tensione sull'elastico oppure come rendere più semplice l'esercizio, anche soltanto tenendo un pochettino più bassi i tempi e facendolo in modo meno intenso. Bene, allora continua a guardare, se vi sembra interessante non dimenticare di lasciarmi un mi piace, ovviamente di iscriverti ai miei canali, solite cose. Non dimenticare anche di guardare il link nella descrizione del video perché trovi tutti gli approfondimenti del caso. In questo caso specifico trovi il mio videocorso fitness sicuro e i miei 30 mini allenamenti della serie Alleniamoci a stare meglio. Ok, allora iniziamo il nostro allenamento. Una gamba avanti, una gamba indietro, la gamba dietro sta ben appoggiata sulla punta e iniziamo un po' di rotazioni del braccio. Queste rotazioni le facciamo esplorando tutto l'arco di movimento della spalla e cambiamo giro. Tutto l'arco di movimento lentamente. Non troppo lento, non troppo veloce. E poi cambiamo gamba, una avanti, una indietro, quella dietro rimane bella diritta e faccio delle belle rotazioni, cercando anche di rimanere ben appoggiato, ben diritto con il busto in un senso e nell'altro senso. E questo lo facciamo per iniziare un pochino a riscaldare le nostre articolazioni. Volendo possiamo fare altri due o tre giri se sentiamo che siamo un pochino freddi. Ma poi da subito inizio un esercizio un pochettino più intenso, pollici verso l'alto, braccia che stanno completamente indietro, braccia bene indietro e vado a chiudere in alto. Ognuno di noi chiude in modo diverso, ovvero può darsi che i pollici non si tocchino come nel mio caso, ma che la rigidità delle spalle imponga, diciamo, di fermarsi un po' prima, va benissimo così, non andiamo assolutamente a forzare. Ancora su, facciamo in tutto una decina di movimenti su, bene, e sciogliamo un pochino, le spalle, ripetiamo, pollici in alto, braccia bene indietro, 1 2, non vado a forzare in alto ma spingo un pochino e le braccia rimangono sempre bene indietro, via, su, bene. Su bene, la schiena bene diritta, lo sguardo bene in avanti, su, 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 su e sciogliamo. Bene, a questo punto prendo l'elastico. Andrò a regolare naturalmente quanta tensione do al mio elastico, però voglio che quando sono in posizione finale ci sia una bella tensione. Okay? Quindi l'elastico deve essere tirato e andremo a mantenere le posizioni, ogni posizione per circa 30 secondi. Braccia belle diritte, apro, porto l'elastico in tensione e mantengo. E manterremo circa 30 secondi, secondo più, secondo meno. Non ci interessa essere precisi al secondo. Controlliamo di avere sempre le braccia bene diritte, le spalle che non siano incassate, lo sguardo in avanti, controlliamo che l'elastico sia bene in tensione e molliamo. Scendiamo un pochino e andiamo con un secondo giro. Volendo si può anche tenere un minuto continuativo, io ho spezzato per facilitare un pochino la cosa, ma volendo si può anche tenere un minuto continuativo. Tengo, 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 devo sentire chiaramente le spalle che lavorano, è ovvio, siamo qui per quello.
verso la fine di questi 30 secondi circa, io devo aver comunque sentito un bel lavoro muscolare non eccessivo. Sciolgo un attimo e mi preparo per il prossimo esercizio. Sciolgo magari un po' una spalla, un po' l'altra. Cambiamo tipologia di esercizio. Sempre con l'elastico, faccio passare l'elastico dietro. Le braccia vanno a essere bene diritte e apro l'elastico, tiro l'elastico tenendolo posteriormente. Okay? Tiro l'elastico, diciamo, un poco più largo delle spalle e anche qua tengo i miei 30 secondi circa con la schiena ben diritta. Braccia sempre ben diritte, se mi viene da piegare le braccia è perché sto tirando eccessivamente l'elastico. Andiamo a rilasciare, riposo un attimo, controlliamo la famiglia dietro in giro, chissà alle 7 del mattino con i bambini. E andiamo con il secondo giro, tiro l'elastico. Schiena sempre ben diritta, l'elastico deve essere ben in tensione, ok? Devo sentire che più di così non lo riesco a tirare. Ovviamente il tutto con la cautela del caso, a seconda anche del livello di allenamento di ciascuno, livello di forza o la comparsa di qualche fastidio, cosa che cerchiamo sempre di evitare o comunque di minimizzare. Riposiamo, rilassiamo e andiamo seduti a terra. Seduto a terra, adesso farò un esercizio, un rematore, faccio passare l'elastico dietro. Se ho bisogno posso piegare un pochino le ginocchia, porto l'elastico in tensione e mantengo anche qua la posizione. Schiena ben diritta, più dritta possibile, è appunto per quello che posso piegare un pochino le ginocchia, perché a volte chi è un po' rigido con le gambe diritte non riesce a tenere la schiena diritta, quindi posso tranquillamente piegare un pochino le ginocchia e mantengo, l'elastico deve essere ben tirato, lo lascio andare, adesso rilascio e poi riparto subito. Anche qua potrei fare un minuto continuativo, ho voluto dare un attimo di respiro, poi ognuno se lo gestisce come vuole, cerco di portare l'elastico in massima tensione. Naturalmente sempre con grano salis, soprattutto le prime volte cerchiamo di fare le cose con prudenza, però vado a fare circa un minuto totale di lavoro diviso in due serie da 30 secondi. Sempre all'incirca, va benissimo anche contare mentalmente, basta contare un po' lenti perché di solito abbiamo la tendenza un po' ad accelerare. A questo punto partirò con un esercizio dinamico, stesso esercizio di prima, ma tireremo l'elastico molto lentamente e lo rilasceremo un po' meno lentamente. Via, tiro, 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 tiro fino in fondo e poi rilascio. Benissimo, tiro, 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 tiro e rilascio. Più velocemente, ma non troppo velocemente. Via, tiro, 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 tiro. Quando sono in fondo l'elastico deve essere bello teso, e rilascio. Deve essere in tensione massima praticamente. Via, tiro, 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 tiro. E rilascio. E via, tiro, 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 dai, dai, al massimo, massimo, e rilascio lentamente, un po' meno lentamente, ma non troppo lentamente, via, 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 e ritorno. Ancora, uno, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, 8, ritorno, ritorno, ritorno e rilasso. Bene, sciogliamo e andiamo a cambiare tipo di esercizio.
A questo punto posso provare la versione facilitata, quindi braccia dritte, incasso le spalle, spingo via il terreno, incasso, spingo via il terreno. Oppure gambe dritte, incasso, spingo via, incasso, spingo via. Le scapole si abbassano e poi spingo via il terreno. Ok? È un movimento con le braccia sempre ben diritte, sempre ben diritte. Sono solo le scapole che si muovono. C'è da prenderci un attimo di confidenza, faccio una decina di volte e rilasso. Mi posso decidere di farlo con le ginocchia appoggiate, se non ho una grandissima forza, oppure con le gambe diritte. Riparto, incasso, spingo, spingo, spingo. Piccoli fastidi della spalla sono tollerabili, non vogliamo grandi dolori, altrimenti saltiamo l'esercizio. Spingo via, è molto utile per il dolore della spalla. Una volta che ho spinto via, mantengo la posizione finale, mantengo, mantengo, mantengo il terreno spinto via e nel frattempo contraggo i glutei, contraggo l'addome, contraggo i glutei, contraggo l'addome, spingo via il terreno. Benissimo. E rilasso. E sciolgo. Controlliamo che i bambini dietro non si facciano male, non mi sembra che si siano fatti male durante la mia sessione. E adesso, stessa posizione, ma piego una gamba, estendo, piego, estendo, piego, estendo, piego, estendo, piego, estendo. Il terreno è sempre spinto via, eh? Sempre spinto via completamente il terreno, perché devo rimanere bello solido sulle scapole. Spingo, piego tutto e spingo tutto. Cambio gamba. 1, 2, 3, bello fermo con il bacino. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Riposo e sciolgo. Bacino bello fermo, bello contratto, terreno sempre spinto via. In questo modo sono sicuro di essere in posizione più protetta con le spalle. Riposo un attimo. E via, ripartiamo. Stavolta pieghiamo la gamba e la apriamo. Quindi piego, apro. Apro sempre, bacino più fermo possibile. Apro. Apro la gamba tenendola piegata. Apro la gamba tenendola piegata, apro la gamba tenendola piegata, apro quanto riesco, apro non troppo velocemente, perché se apro troppo velocemente corro decisamente il rischio di muovere il bacino. E invece voglio il bacino bello fermo, 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 apro. Infatti anch'io apro poco, non perché io sia chissà che cosa, ma perché se vogliamo veramente concentrare il movimento sull'anca, a meno di non avere un'anca molto 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 mobile, il movimento di apertura muscolare non è poi tantissimo. Ok, allora adesso andiamo, ci prepariamo per il prossimo esercizio, ci sciogliamo un attimo, ci alziamo in piedi e vado a fare un push-up. Per fare il push-up, quello che è comunemente chiamato flessioni o piegamento a terra, me lo facilito appoggiandomi ad un rialzo. Piego fino a circa a metà movimento, fino a quando i gomiti non sono circa a 90 gradi, un pochino più sotto, e mantengo la posizione. Anche qui andremo a fare delle contrazioni isometriche, quindi tenere questa posizione. E poi andremo a fare il movimento in modo dinamico, quindi avanti e indietro, ma in modo lento. In questo modo abbiamo un lavoro muscolare un po' diverso dal solito, ma soprattutto abbiamo un lavoro muscolare sicuro, perché non posso mantenere, nel frattempo riposiamo, posizioni per 30 secondi, posizioni che per me sono troppo difficili, impossibile mantenerle. Quindi questo ci costringe a prendere una posizione che per noi non è eccessiva. Andiamo con la prossima serie. Idem per le contrazioni lente che faremo tra un attimo. Non è possibile fare in modo molto lento un movimento che per noi è eccessivamente difficile. Quindi andiamo con il movimento lento in modo da essere sicuri di facilitarcelo abbastanza, di aver fatto un movimento adatto a noi.
io sto usando, nel frattempo rilassiamo, stop, io sto usando un appoggio abbastanza alto che mi facilita abbastanza, più alto l'appoggio più sono facilitato. Andiamo, intanto cominciamo la dinamica, scendo e lentamente ritorno su. Scendo lentamente, 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 voglio arrivare con lo sterno vicino all'appoggio che ho scelto e ritorno su, 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 su e scendo lentamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ritorno, 2, 3, 4, 5, 6. Questa cadenza piuttosto lenta è quella che stiamo cercando. Giù, 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 su, 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 su. Ancora, scendo, 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 salgo, 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 salgo. Scendo, 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 scendo e poi salgo, 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 salgo e stop. Adesso andiamo con l'ultimo esercizio. Mi metto in posizione con le mani avanzate, potrei teoricamente usare anche questa posizione in appoggio sulle ginocchia, ma utilizzo questa variante. Praticamente è la stessa posizione di prima, ma le mani sono più avanti rispetto alla testa, rispetto alle spalle. Più le mani saranno avanti e più l'esercizio sarà difficile. E mantengo la posizione. Glutei ben contratti, addome ben contratto. Manteniamo la nostra trentina di secondi. Le braccia stanno belle diritte. Più ho messo le mani avanti e più l'esercizio sarà difficile. Quindi all'inizio mi accontento di avere le mani poco più avanti che la posizione con mani all'altezza delle spalle e rilassiamo. Sciolgo un pochino, respiro lentamente, mi preparo per la mia prossima serie e andiamo. Ritorno in posizione. Qui se scivolo può essere utile avere dietro una parete, dire che ci evita di scivolare posteriormente, cosa che spesso succede. Andiamo a mantenere la posizione, fate una trentina di secondi, io qua ho fatto un paio di serie, volendo potrei fare tranquillamente un'altra serie o altre due serie. Ok, e con questo esercizio, con questa serie, la nostra routine per le spalle è completata.